Monsignore Natale Colafati, Presidente Associazione Sinergie Culturali, può spiegarci un po' lei e ci può parlare di questa fiera del libro calabrese, edizione 2010? Terza edizione 2010, perché è cominciata 3 anni fa dopo aver discusso nell'associazione per 2 anni. Il motivo è semplicissimo, lo devo ribadire che è questo. Io sono convinto di una cosa, che il vero problema della Calabria non è economico ma è culturale, e se non cambiamo modo di pensare non ci sarà nessuna somma capace di riscattarci. Allora che cosa succede in Calabria? Succede che c'è anche una bella produzione libraria, ma che, essendo in genere delle case editrici piccole, non ha la forza di un impatto sulla pubblicità dei grandi circuiti, perché costa molto e quindi non è conosciuta e perciò è esclusa dai circuiti di distribuzione libraria. E quindi in Calabria c'è fame di cultura, c'è il pane che sono i libri, ma chi ha fame non sa che ci sono i libri e che ha i libri non è il modo di vendere a chi ha fame. Abbiamo creato la Fiera del Libro per avvicinare i libri, che sono lo strumento principe della cultura. Gli altri contribuiscono ma non possono sostituire il libro. E abbiamo fatto in modo tale che questo pane buono del libro fosse più vicino alla gente, e quello che voi avete visto questa mattina, cioè ragazze di scuole elementari non solo di Lamezia ma anche del circondario, e arriveranno da Cosenza, da Crotone, da Reggio nei prossimi giorni, la fame c'è. Ecco, sono ragazze delle scuole elementari, delle scuole medie e degli istituti superiori di Lamezia, quelle di oggi verranno pure gli altri giorni. Abbiamo creato questa vetrina in modo tale che le case editrici fossero visibili con i loro prodotti e i ragazzi, e non solo loro, potessero avere l'occasione di acquisto. Ecco perché abbiamo promosso anche il 20% di sconto all'interno della fiera per tutti i libri che si vendono in fiera. E queste ragazze sono qui perché poi durante l'anno svilupperanno un progetto. Cioè, nelle scuole elementari e medie di tutta la regione, l'anno 21 sarà per le scuole superiori, si svolgeranno dei progetti di studio di un libro su cui lavoreranno. Il libro sarà presentato dall'editore e dall'autore nelle singole scuole. Loro lavoreranno tutto l'anno e a partire dal libro produrranno qualcosa, un elaborato scritto, un filmato, un disegno, quello che è, e poi lo porteranno qui da noi e a maggio ci sarà un concorso. Sì, ci saranno un attestato di partecipazione a tutte le scuole che parteciperanno e poi ci sarà il premio per i migliori elaborati.